stata una volata molto nervosa. Guardando in televisione ho visto anche alcuni tuoi colleghi che poi sembrava che fosse un incontro di box. Ma perché ce l'ha un caduta prima con due giri? Il gruppo è troppo nervoso. Ho fatto un giro piano, allora l'altro che ha caduto ha tornato per il gruppo. E tutto è così, no, con le squadre classamente e le squadre velocisti. Mamma mia, sì, è nervoso oggi. Tanto risolvi il problema stando davanti, vincendo. No, sì, ma questo gruppo è incredibile, con un gruppo di tanti nazionali, allora è una squadra incredibile qua. Lavoro oggi al 100%, le gambe del corridore giovane, Julian, ma lui ha lavorato, per il momento le gambe non funzionano ancora. È stata una volta molto incasinata, non c'era una vera bruciata in testa che la lanciava e nulla, niente, Robert ha avuto qualcosa da dire, ma insomma credo che sia normale dopo corsa, tutti nervosi, un po' amareggiati, sconfitti, ma va bene così che Robert ha vinto Cavendish, è il più forte, io ero dietro, non sono più riuscito a rimontare. Si rima quando non c'è da limare e continuano a succedere delle cadute inutili, perché comunque a 40 dall'arrivo non serve a niente, vuole stare tutti davanti, tutte le squadre, gli scalatori, è sempre un casino ogni giorno e alla fine c'è gente che cade. Poi i giudici non ti fanno attaccare le ammiraglie per rientrare ed è un problema, perché comunque io capisco fossero gli ultimi 10 km, però a 30 dall'arrivo è un po' lunga rientrare da soli a quelle velocità. Domanda cattivella, questo è l'ultimo segno del rossetto per te? Ma spero di no, spero che ci sia anche domani, perché vuol dire che sarò ancora sul podio. Domani è una gara complicata per me, cercherò di correrla come una classica, perché comunque dovrò gestirmi e cercare di tenere i primi. Sarà dura, però il mio obiettivo è di portare la maglia fino alla crono, quindi domani per forza tutta.